Agrigento nella sede dell'ERAP, l'ente regionale di addestramento professionale diretto da Pietro Asaro, sono stati consegnati al mattino di oggi i diplomi di operatori socio-sanitari. Sì, oggi l'ERAP ha concluso uno dei numerosi corsi che abbiamo in atto, rilasciando appunto dopo gli esami l'attestato di operatore sociosanitario. È un attestato che consentirà già ai 25 allievi che abbiamo che hanno conseguito questo attestato di poter lavorare nelle strutture sanitarie sia pubbliche che private. Naturalmente già abbiamo avuto buone notizie per questi allievi perché ci hanno contattato diverse strutture sanitarie richiedendo appunto queste figure. E addirittura abbiamo degli allievi che si sono recati al nord che già dopo qualche mese di chiusura del corso stanno già lavorando. Quindi diciamo che abbiamo ottenuto un ottimo risultato sia dal punto di vista di realizzazione del corso sia dal punto di vista anche di dare prospettive a questi allievi, a questi ragazzi che vogliono inserirsi nel mondo della sanità. Questo corso che abbiamo concluso è un corso di riqualifica di 420 ore. Riqualifica perché gli allievi avevano già conseguito una qualifica di operatore sociosanitario o diciamo altri titoli equipollenti. Il corso si è strutturato sia in parte teorica che in parte di tirocinio in ospedale. La parte teorica purtroppo ha avuto un po' di ritardi perché è andata a incappare nel periodo pandemico, quindi ci sono stati delle piccole sospensioni, delle sospensioni che hanno causato un po' il prolungamento del corso, però alla fine ci siamo riusciti sia realizzando il corso in FAD che in presenza. La parte del tirocinio è stata realizzata in strutture ospedaliere, abbiamo avuto allievi che sono stati inseriti negli ospedali di Agrigento, di Licata, di Sciacca, di Canicattì. Quindi diciamo che si sono inseriti in diverse strutture e che hanno conseguito veramente con 240 ore di tirocinio un'ottima esperienza per quanto riguarda l'aspetto pratico nella loro qualifica. I corsi OSS da noi in tutte le sedi del gruppo ERAP, ma qua anche qua nella sede di Villaggio Mosè ad Agrigento, hanno una cadenza mensile, quindi il 20 di ogni mese si avviano i corsi, in questo caso i corsi di riqualifica OSS, cioè perché ha già una qualifica di OSA e vuole riqualificarsi in OSS. Noi garantiamo una cadenza mensile e la garantiamo anche nei mesi estivi, cioè luglio e agosto.